È stato tradotto nella casa circondariale di Cavadonna l'uomo che deve scontare la pena di 9 anni, 4 mesi e 8 giorni in reclusione per tentato omicidio aggravato. I poliziotti della mobile hanno notificato un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Catania nei confronti del siracusano Armando Lauretta, 52 anni, che si trovava agli arresti domiciliari. L'episodio avvenne il 4 gennaio 2016 e fu scoperto dai carabinieri del nucleo operativo che erano intervenuti in via Lorina per una lite in strada, poi documentata dalle immagini tratte da una telecamera della video sorveglianza. Si vedevano il venditore ambulante Lauretta inseguire il cuoco amante dell'ex moglie. Dopo un inseguimento a piedi per le strade del Rione Umbertino tra decine di passanti che hanno assistito alla scena, Lauretta ha impugnato un fucile a canne mozze con cui ha tentato di sparare i colpi, non riuscendovi perché l'arma si era inceppata. I due sono arrivati a contatto e il cuoco, impugnando un coltello, ha ferito al volto Lauretta. Quest'ultimo ha affondato i denti al labbro superiore del malcapitato, poi è scappato, mentre il cuoco è stato soccorso prima dell'arrivo della pattuglia dei carabinieri, allertato da un agente della polizia municipale che si trovava sul posto. Davanti alla giudice, Lauretta ha ammesso le proprie responsabilità, precisando che fosse sua intenzione soltanto di spaventare il malcapitato, dandogli una lezione per aver avuto l'ardire di allacciare una relazione sentimentale con l'ex moglie, dalla quale si era separato da qualche tempo. Adesso arriva la condanna e la carcerazione alla Cavadonna.